Cosa dirti ancora? Ho realizzato un altro sogno, sono riuscito in questo progetto, sempre nella stessa canzone, sono riuscito a far cantare una cantante lirica Addirittura. che sì, Simona Guaiana, che è una bravissima cantante, tra l'altro ha partecipato in tantissime in tantissime situazioni. Simona ha una voce bellissima, è un soprano, ha un'attività concertistica invidiabile, però come ben sai, chi ha un'impostazione più classica fa un po' più fatica a cambiare, insomma, gusti. Però Simona insomma, ha contribuito con la sua esperienza ed eleganza. In particolar modo anche in un altro pezzo, perché abbiamo fatto insieme un pezzo tratto dalla Tosca di Puccini, che è di Sidarte, proprio un minutino abbiamo tratto da questa opera, e si è messa insomma anche un po' in gioco anche lei, perché comunque cambiare completamente genere, perché è passata proprio da uno stile assolutamente classico a uno stile assolutamente metal. Certo. Niente, poi insomma, in questo album ho messo, diciamo, tutto quello che era mio, tutto quello che è la mia passione, che è oltre la musica, quindi anche sono anche un appassionato di colonne sonore, quindi insomma ho cercato di mettere un po' tutto quello che ho studiato, e anche quello che insomma mi piace. Ho voluto scrivere quello che provavo, piuttosto che creare qualcosa che comunque debba essere venduto per forza, ha un gusto diverso, e quindi insomma mi sono lasciato andare. Ho scritto queste canzoni, ho scritto altro, ho scritto veramente tanto, perché a un certo punto della mia vita mi sono detto: vabbè, ho scritto veramente tanto, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo cercare insomma di creare qualche cosa, e intanto ci sono riuscito, perché ho tirato fuori questo lavoro insomma che mi ha impegnato abbastanza. Sì, Eh mi ha sì, eh impegnato abbastanza. sì, anche perché poi, se non erro, diciamo, ripeto, da quelle pochissime informazioni dovresti collaborare con la Bull to Kill Records, se non sbaglio, o no? Sì, Ah, ecco. ho avuto la possibilità, grazie a un caro amico, perché adesso è diventato un caro amico anche lui, che sarebbe Gabriele Chisapulli Gabriel, è stato lui a passarmi il contatto e mi ha fatto conoscere queste persone meravigliose, sì, anche della Nadir, perché c'è insomma questa Trevor e la tutti Nadir quanti. Promotion. Sì, quindi Trevor, Federico, insomma, che saluto tra l'altro, perché se non fosse per loro io non sarei qui in questo momento. Mi hanno aiutato moltissimo sotto questo punto di vista, e, che dire, sono contento, sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, anche se ci abbiamo messo un po' più di tempo rispetto a quello che era in previsione, però poi alla fine, cioè, tutto sommato è andata bene, dai. Senti, Francesco, cosa ti piace Sì. più di questo tuo progetto? Ma quando tu crei qualcosa di tuo, ovviamente difficilmente puoi trovare Dei qualcosa che difetti, non ti diciamo. piaccia. Sì, va bene, perché, però sai, alla fine, allora, è stato un percorso, è durato un po'. Però ho imparato a conoscere delle nuove persone, ho avuto la possibilità di avere a che fare con delle persone molto preparate, persone che magari non conoscevi e che senza voler niente in cambio ti hanno dato anche stima, amicizia, dovevo menzionare anche Raffaele Albanese dei From the Dead, che ha cantato A Way to Follow e Lightning. Dovevo parlare anche di Gianluca Sabella, che è il batterista
dei Rangers South, cioè queste sono tutte persone che hanno collaborato con me, si sono dimostrate amiche e non hanno chiesto niente. Questo è molto bello perché ti fa capire che in fondo ancora si può creare qualcosa di buono anche con poco, ecco. Cioè, è rimasto di questo progetto è questo. Sono riuscito a conoscere nuove persone che stimo e che tuttora ancora cioè, ci sentiamo e insomma ogni tanto parliamo, ecco, diciamo magari nel futuro magari qualcosa di nuovo, non si sa mai, possiamo insomma creare qualcosa di nuovo insieme, perché è stato veramente bello. Di questo progetto ricordo questo, cioè aver conosciuto tutte queste persone che mi sono state vicine e che mi hanno aiutato tantissimo, perché come ti dicevo io ero completamente inesperto e non sapevo nemmeno da dove cominciare all'inizio, però poi insomma poi piano piano un consiglio ti arriva da una parte, un consiglio ti arriva dall'altra, ma poi insomma diventi bravo anche tu. Sì, perché poi prendi un po' qua, un po' là, alla fine inizi, ti adatti e inizi a capire come funziona, insomma, ecco. Sì, infatti, perché quando tu non fai parte di quel mondo, non riesci nemmeno a immaginare come tu possa creare qualcosa, e quindi hai bisogno anche del supporto di persone come queste che ti aiutano veramente tanto. Ho capito. Senti Francesco, cosa pensi della scena metal nazionale? Ma guarda, io sono un grande ascoltatore, però non mi soffermo mai sul singolo artista. Ci sono delle cose che mi piacciono e delle cose che non mi piacciono. Non so che dirti, perché oggi ci sono tantissimi gruppi che escono ogni giorno. L'altro giorno parlavo con una persona che doveva recensirmi l'album e mi diceva che ogni giorno arrivano migliaia di richieste di persone che vogliono essere recensite, di gruppi che vogliono farsi vedere. Io penso che ci sia un po' troppa musica attualmente fuori, e quindi secondo me il mercato è talmente saturo che venire fuori è un po' difficile. Credo che attualmente ci sia insomma questa difficoltà nel farsi notare. Ok, quindi quanto, secondo me, quindi, quanto conta secondo te l'etichetta? L'etichetta conta secondo me tanto, perché senza un'etichetta secondo me non arrivi da nessuna parte. L'etichetta ti dà un vale d'aiuto, ti dà un appoggio e ti aiuta insomma a farti conoscere, perché comunque tu da solo non riusciresti a farti notare, ecco. Almeno questo, guarda, io ti parlo della mia esperienza. Se non avessi avuto un'agenzia come la Nadir è un'etichetta come la Red to Computer Record, non sarei riuscito a fare quello che ho fatto finora. Quindi secondo me avere un'etichetta è fondamentale, è, diciamo, ecco. Secondo me oggi sì, ti aiuta un sacco. Senti una cosa, questo sì. Brano che dopo andremo a passare, che si intitola Time It's Time, di cosa parla? Time is Time parla della parla di una persona che potrebbe essere ognuno di noi, questa persona che ogni giorno ha a che fare, che sfida il tempo, ma alla fine è il tempo che vince. Quindi ognuno di noi ha insomma questa presunzione di poter dire: guarda, ci vediamo domani, però magari non sta a noi determinarla questa cosa. E così insomma quello che voglio dire è proprio questo, cioè il tempo
possiede il potere di decidere, non siamo noi a deciderlo. Quindi Ed è diciamo il tema vero. fondamentale della canzone è questa qui, però purtroppo noi a volte magari non lo capiamo, quindi ho scritto questa canzone affinché potesse arrivare a qualcuno questa lezione, ecco. Senti una cosa, ci sono dei prossimi appuntamenti dove ti esibisci qualche serata live? C'è qualcosa in programma? Allora, attualmente no, perché come ti spiegavo poc'anzi, portare live questo progetto sarebbe molto difficile, più che altro perché lo vorrei fare veramente con gli strumenti veri, quindi avere un'orchestra a mia disposizione per poterlo suonare, però alla fine nulla è impossibile. Qualche tempo fa avevo provato a muovere qualche cosa, forse si può fare, però non voglio anticipare niente e quindi per adesso ti dico che non c'è niente in programma. Va bene, senti, un'altra cosa, i radioascoltatori che volessero sapere qualcosa in più di te, dove possono trovare delle tue informazioni? Guarda, attualmente io ho soltanto il canale Facebook perché veramente abbiamo cominciato da poco, insomma, a pubblicizzare l'album e quant'altro, quindi più avanti magari, insomma, cercherò di dare qualche informazione in più, anche aprire qualche altro canale per cercare di rendere, insomma, un po' più di visibilità, ecco. Sì. Ammetto che attualmente, a parte Facebook, è un canale YouTube che ancora devo sistemare, non c'è molto, però insomma dai, tra qualche tempo piano piano Un po' faremo alla qualche volta, salto diciamo, ecco, un po' alla sicuramente. volta. Sì, sì, dai. Va bene. Senti, allora, visto che mancano pochissimi secondi alla conclusione dell'intervista, lancia, presenta il tuo brano e poi ci salutiamo, ok? Ok, che dire, Tiny Sign, l'ho detto poc'anzi, l'arroganza dell'uomo che sfida il tempo, forse è meglio non sfidarlo il tempo perché vincerà comunque sempre lui. Va bene, perfetto. Allora adesso Ok. mandiamo il brano e ti facciamo un in bocca al lupo sia per la tua carriera perché, e anche per questo lavoro. E poi speriamo appunto di avere tue notizie in modo tale magari recensiremo anche il tuo disco qui a Metal Wave, Grazie mille, grazie per il tempo che mi avete dedicato. ok? Grazie. Assolutamente. Un abbraccio, a presto. Una Ciao. buona serata a tutti. Ciao, Anche a ciao. te, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.